Bisogna essere davvero coraggiosi per proporre qualcosa che sia effettivamente diverso in questo momento quando gli smartphone si assomigliano tutti. Sony lo ha fatto proponendo i 21 noni. A primo impatto, wow, qualcosa di effettivamente diverso. Adesso che l'ho provato per bene, sono pronto a dirvi perché non lo acquisterei. I miei dubbi riguardano principalmente l'usabilità e vi do 5 motivazioni per spiegarlo. La prima riguarda i tasti. Finalmente ritorna il tasto, anzi non è un tasto, ecco, questo è uno dei punti, il lettore di impronte. Lo raggiungo abbastanza bene con il pollice posto qui sulla destra, sul lato destro, però i tastini che sono posti secondo me male, perché quello che utilizzo maggiormente è quello di accensione e spegnimento e devo fare un po' di climbing per andarlo a raggiungere con il pollice, mentre in basso più facilmente raggiungibile c'è il bilanciere del volume incassato, quindi a pelle, al tatto non riesco a riconoscerlo sempre, soprattutto di notte. Li avrei semplicemente scambiati. Una piccola difficoltà, magari un piccolo dettaglio. Altro aspetto, altra critica riguarda l'aspetto asimmetrico. Vedete, frontalmente riconoscete subito la parte superiore perché ho una cornice molto ampia, sono ben 11 mm. Soltanto due invece sono qui in basso e poi anche lateralmente. Non mi dispiace il fatto che siano così stretti di là, però avendo un'altezza così importante, se tengo in basso dalla base, diciamo, lo smartphone e voglio andare a cliccare il tastino indietro, faccio molta fatica perché tengo lo smartphone dal basso e lo sbilancio in avanti. Per fortuna abbiamo un aiutino software, quindi vedete qui sulla destra ho attivato una barra che mi permette di tornare indietro, quindi non devo per forza sforzarmi, e questa è una delle cose che mi è piaciuto. L'altra opzione è di rendere più piccolino tutta l'interfaccia e utilizzarlo così con una mano, però ecco, se volessi uno smartphone di queste dimensioni probabilmente non acquisterei una versione Plus. Tutte queste impostazioni si trovano all'interno della categoria display e su avanzate posso attivare il sensore laterale, come vedete quello che vi ho appena spiegato, e poi posso anche togliere quelle che sono le impostazioni della navbar di Pi e rimettere i tastini di navigazione, però purtroppo non li posso neanche poi scambiare, quindi questa è una personalizzazione, una cosa che può essere ovviata con un prossimo update. Software che tuttavia ci aiuta a metà, ad esempio facciamo una chiamata, voglio chiamare il 133, vi faccio vedere effettivamente cosa avviene, guardate tutti gli elementi dove sono stati inseriti, sono così in alto che per me è impossibile arrivare ad esempio attivare l'altoparlante oppure mettere in attesa, devo spostarmi con la mano e andare a cambiare completamente la posizione, quindi se sono ad esempio sto camminando per strada, questo movimento è sempre più complesso o sono costretto a farlo con due mani. Cosa ci voleva mettere tutto quanto più sotto? Non capisco. Sony ha realizzato questo formato soprattutto per puntare sul mondo dell'intrattenimento, quindi ad esempio il mondo dei video, però entriamo su YouTube e guardiamo un video nostro, un video qualsiasi, quello realizzato da Nicolò sui nuovi iPad. Vedete che in 16 noni ho delle bande nere che sono molto molto importanti. Torno un po' indietro, ve le mostro con uno sfondo un po' più chiaro. Addirittura sulla sinistra è più sbilanciato perché abbiamo poi quell'ampia cornice. Ovviamente possiamo anche andare a zoomare, quindi effettuare lo schermo intero, visualizzazione che però non mi entusiasma perché vado a tagliare davvero tantissimo. Questo è un problema che abbiamo anche sui 18 noni, però qui è ulteriormente più evidenziato. E va bene, quindi per YouTube è complicato, vediamo invece Netflix. Ho attivato una puntata di Stranger Things per mostrarvi la stessa identica cosa. Tutte le serie TV sono infatti realizzate con questo aspect ratio, quindi 16 noni, e soltanto qualche titolo, qualche film che proviene dal mondo del cinema è stato invece realizzato in maniera nativa nel formato 21 noni e possiamo goderlo in tutta la sua ampiezza. Scenario che mi piace assolutamente di più è quello gaming, quindi 21 noni acquistano decisamente senso, ho uno spazio laterale in più che mi entusiasma e mi permette di giocare, di fare anche incidenti, con maggiore libertà, cosa che avviene anche quando giochiamo ad esempio su desktop. Infine, ultima critica, nell'usabilità ci metto le dimensioni nel suo complesso perché 167 mm.
di altezza sono davvero troppi, quindi se la metto ad esempio nella tasca dei jeans posteriore mi resta fuori tutta una porzione qui superiore, con anche la dual cam che tra l'altro sporge un pochino, quindi non posso andare ad esempio a sedermi anche su una panchina, non facendo comunque attenzione, perché rischierei forse di graffiare il vetrino. Dimensioni importanti anche se pensiamo alla tasca dei giubbotti, quindi lo sentiamo forse fin troppo una presenza eccessiva. Prestazioni che posso definire soltanto sufficienti, perché nonostante abbiamo l'ultimissima distribuzione Android, quindi la 9.0 basata ovviamente su questa interfaccia realizzata da Sony, ho qualche piccola incertezza come avete visto in questo istante, quindi qualche lag che va a influire sul mio utilizzo. Quindi in questo caso pigio su home, vedete l'ho fatto 3 volte, pigiando home non si doveva certo vedere il multitasking. Sono cose che succedono piuttosto spesso, le animazioni non sono poi così fluide, mi spiace perché poi Snapdragon 636 dovrebbe girare bene, quindi credo manchi un po' di ottimizzazione, non è comunque un sistema on chip così recente. Proviamo anche a navigare, magari chiudo tutto quanto, riapro una pagina, vedete anche in questo caso ho chiuso le pagine e ho riscontrato qualche piccolo rallentamento. Riapriamo HDblog, vediamo effettivamente come si comporta, abbastanza rapido nell'apertura delle pagine, sono appunto le animazioni, le cose su cui poi si va un po' a confondere questo modello. Dicevo 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage interno che posso espandere grazie allo slot triplo, quindi posso utilizzare contemporaneamente 2 nano SIM, poi vedete qui poco più sopra c'è anche lo spazio per una micro SD fino a 512 GB di storage interno, quindi ne abbiamo davvero tanto a disposizione. Profilo di 8,3 mm non è poi così esile, soprattutto abbiamo una batteria da 3000 mAh. Sony in effetti non ci ha mai abituati a delle batterie poi così capienti, anche perché ha un sistema che regge piuttosto bene. Devo dire che mi aspettavo qualcosa in più dopo il live batteria che ha fatto Nicolò, in realtà sono arrivato tranquillamente a sera nelle giornate meno stressanti, invece non sono arrivato a cena, comunque sono arrivato con l'acqua alla gola quando l'ho stressato un po' più del solito. Di certo mi sarei aspettato, comunque sarebbe necessario avere qualche mAh in più. Questa asimmetria frontale sarebbe spiegata se avessimo un doppio speaker qui in alto, in realtà questa è soltanto una capsula auricolare che veicola abbastanza bene l'audio quando siamo in chiamata, però nulla di diverso rispetto ad altri smartphone. L'unico speaker si trova invece qui in basso a fianco alla USB Type-C e anche al microfono. Vi faccio ascoltare subito, vi faccio vedere anche la resa. Tutto da qui. Protagonista assoluto ovviamente questo ampio display, anche particolarmente luminoso, secondo la nostra misurazione arriva fino a 550 nits, quindi è anche abbastanza alto come media, però i colori non sono poi così ben bilanciati, infatti abbiamo visto un delta E dei grigi intorno a 6,6 e delta E invece dei colori di 5,48, comunque piacevole, assolutamente ben bilanciato nel suo complesso, un LCD IPS degno di nota e soprattutto con protezione Gorilla Glass 5. Nella parte superiore della back cover, realizzata in policarbonato, abbiamo la dual cam leggermente a rilievo, un sensore principale da 12 megapixel con apertura f1.75 che mi ha soddisfatto di notte, però di giorno ho visto qualche piccolo limite, buona l'ottica, magari qualche sovraesposizione di troppo l'ho notata. Il sensore secondario invece da 8 megapixel purtroppo è molto piccolo, sono infatti 1 su 4 pollici esattamente come il sensore d'immagine invece montato frontalmente. Sono comunque buone le foto, si tratta di un classico tele quindi con ottica 2x leggermente più spinta. In linea anche le prestazioni della fotocamera anteriore, sempre da 8 megapixel in formato 1 su 4 pollici, gli autoscatti sono nel complesso piuttosto buoni. Le mie critiche non vogliono essere un'assoluta bocciatura per i 21 noni, anche perché voglio rivederli sul più piccolino Xperia 10 e anche sul top di gamma Xperia 1 che arriverà invece nei prossimi mesi. Ecco,
lì magari con un'interfaccia un po' più ottimizzata, prestazioni più convincenti, potrei cambiare idea, soprattutto con delle cornici che siano un po' più simmetriche. Lo Snapdragon 636 non mi ha convinto più di tanto, non siamo più nel 2018 e il prezzo è comunque importante perché è un mid-range e costa di listino 429 euro. Come detto, non li spenderei per questo modello, vedremo magari per gli altri, però ci sono tante informazioni in più, qualche curiosità, dettagli, li trovate qui sotto nella recensione completa. Ciao!